A scopo di esperimento ci serviremo della canzone O Susanna per dimostrarvi i cambiamenti che può subire una melodia secondo il modo sul quale è costruita. Prima di farla passare davanti ad alcuni specchi deformanti, l'ascolteremo nel modo giusto, cioè quello maggiore. In alcuni modi greci. Ripetiamo l'inizio del motivo in maggiore, quello esatto della canzone, e subito dopo in minore affinché possiate capire come essa diventi dolce e cupa. Eseguiamola ora come se avessimo a disposizione solo una scala a distanze piccole, cioè a semitoni. Ora a distanza di soli toni. Ascoltiamo ora una canzone originariamente in minore. Bella ciao! Trasformandola irrispettosamente in maggiore, diventerà tutt'altra cosa, brillante, quasi eroica.